Ciao a tutti cari amici, bentornati qui nel canale di Madame Crochet. Facciamo quattro chiacchiere mentre sto facendo le collanine per il negozio. Infatti qui c'è un po' di caos perché ci sono perline dappertutto. Sto rifacendo anche queste con i ciondoli in pizzo che poi non avevo più fatto e visto che alcune di voi me le avevano chieste, sono tornate anche le spille, che poi ne avevo fatta una di spille, quella con la tazzina, ed era stata venduta. Sono tornate le spillette e ce ne sono anche di molto carine dedicate al cucito. Guardate che carina questa con la macchina per cucire smaltata con i brillantini. È bellissima, sono bellissimi questi ciondoli che ho trovato in fiera. C'è così e c'è anche così. Con il manichino da sarta e la macchina da cucire bianca. Sono bellissime queste macchine da cucire, tutte rifinite nei minimi particolari. Quindi trovate alcune di queste spillette perché non ne ho trovate tante e quindi ce ne sono un po' nel negozio Etsy. Poi arriveranno le collanine, insomma, sto lavoricchiando per Natale. E però insomma mi sto organizzando anche appunto per sabato, per questo evento, per questo primo giorno di corso di Trame di Lana in cui ci saranno delle persone principianti, anche persone che mi hanno detto non hanno mai preso in mano un uncinetto e quindi ci sarà un po' da spiegare, da vedere e poi leggeremo insieme e parleremo di alcuni libri che ho selezionato e poi ci faremo la tisana, ci saranno i dolcetti a forma di zucca, insomma, spero sarà una mattinata piacevole. Sono andata anche a prendere delle cosine per allestire. Guardate che belli questi bicchieri autunnali che ho trovato. I tovaglioli. Poi per la parte pratica ho trovato questi bei pacconi di filato con cui faremo le esercitazioni. È un filato proprio adatto a chi comincia da zero perché non è come quello che usai io anni fa con le paillette e il mohair con le paillette, assolutamente no. È un filato molto molto liscio, ben ritorto, facile da lavorare con questi bei colori. E quindi ho preso un po' di questi gomitoli per sabato. Poi ho preso le tisane, ci saranno varie tisane gustose con le quali faremo la pausa in questi bei bicchieri. Guardate che belli. Bene, quindi qui mi sto preparando per questo corso. Ecco, poi questa settimana ho anche finito il famoso cardigan di Michela, quello che abbiamo iniziato insieme. Nella prima e unica diretta che ho fatto su questo canale era fine giugno, luglio, fine giugno forse, c'era un caldo pazzesco e mi ricordo che abbiamo iniziato insieme il cardigan, quello gigante con quello schema a pagamento e che era una commissione. Finalmente l'ho finito, devo dire che la lavorazione è durata tantissimo. 4 mesi, proprio
Probabilmente per colpa mia, ma forse anche per colpa dello schema che a mio parere non era proprio chiarissimo, e indicato come schema per non per principianti, ma per intermedi, secondo me anche no, nel senso che io ho dovuto utilizzare dei trucchetti, l'ho disfatto 2 volte e ho cambiato numero di uncinetto più di una volta. Per raggiungere il risultato che volevo raggiungere ed era quello della foto, e sono tutti trucchetti che magari un principiante non riesce a mettere in atto, non conosce. E quindi, insomma, è uno schema che presenta qualche difficoltà, secondo me. Oppure io sono stata particolarmente distratta, ma siccome l'ho rifatto 2 volte, non. Credo di averlo guardato abbastanza bene questo schema. Comunque, finalmente l'ho finito questa settimana e il cardigan è terminato e sabato lo consegnerò a Michela che verrà a trovarmi in libreria. Quindi vi faccio vedere il risultato, alcune fasi della lavorazione e il risultato finale perché è veramente una cosa voluminosa questo cardigan, è un cappotto quasi e per fortuna lo consegnerò a mano a Michela e non lo dovrò spedire perché il pacco sarebbe stato abbastanza pesante perché è un cardigan importante, vi faccio vedere le foto, c'è anche un breve filmato in cui lo indosso. Ecco, quindi sicuramente con quel cardigan così particolare non si passerà inosservati. Ecco, Michela non passerà inosservata. Bene, allora adesso io vado avanti con il mio lavoro delle collanine e vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!